Tra pochi giorni è la festa del papà e quindi ho deciso di consigliarvi un libro che mi è piaciuto fin dal primo istante e che in più è una nuovissima uscita proprio di questi giorni, che piacerà sia ai bambini piccolini un po' come la mia sorellina, ma anche ai bambini grandi come me. Quindi, cosa devo dire? Via con la sigla! E benvenuti in un nuovo video Penny Books. Da come vi ho detto nella sigla, un po' più o meno, il book di oggi è Io e Papà di Stefania Del Rizzo e Irene Pattarello, pubblicato dall'Orto della Cultura. E ora vi leggerò la trama. Una storia per tutti i papà del mondo che sanno giocare, ridere e raccontare storie. Questo libro, ragazzi, parla di questa bambina che ci parla un po' del suo papà, ci dice tutte le cose che lei adora appunto del suo papà. Vi faccio un po' capire, quindi ve ne leggo due o tre. L'introduzione è: questa storia è per il mio papà, che sa fare le bolle più grandi del mondo e quando le scoppio ride forte. E questa è un po' l'introduzione. Poi c'è, per esempio, lo guardo negli occhi e mi racconta di posti lontani. Scusate, mi è caduta una cosa che poi mi ero segnata per dopo. Insomma, comunque, appunto, c'è questa bambina che ci racconta del suo papà e tutti i bambini un po' magari si ritroveranno in qualche cosa che appunto questa bambina racconta del papà. Per esempio, io mi sono ritrovata molto con la seconda, che non vi ho letto, con la seconda cosa che dice: sa leggere le favole anche col naso all'insù. Infatti di sera mio papà me le legge sempre e quindi io mi sono ritrovata molto in questa. Poi me ne sono ritrovata molto in un'altra, ma quella c'è tutta una storia dietro che voi vi racconterò. Ma appunto anche voi vi potete ritrovare, però ci saranno anche delle altre cose appunto che ha il vostro papà e non ha questo papà, che magari ha il vostro papà ma non ha il mio, magari sono uguali. Insomma, possiamo dire un po' che ogni papà è unico, perché ogni papà, magari il mio papà sa fare ugualmente le stesse identiche cose del papà di questa bambina qua, però comunque è il mio papà, quindi cambia. Lui per me è speciale, lui per me è il papà migliore del mondo. Addirittura. Eh sì, però magari, cioè, per qualcun altro il mio papà è una persona e il suo papà è la persona più importante del mondo. Per ognuno il papà è una cosa unica, che magari fa sempre le stesse cose, che però ogni volta cambia un minimo, e quel minimo può far ridere tutti. Insomma, ogni papà è unico. E ora vi racconterò un po' cosa ci ho trovato appunto di mio in questa storia, ma anche le cose che mi sono piaciute. Per esempio, mi sono segnata una pagina che non so se è quello che mi è caduto o no, che è questa pagina qua. Diventa anche un meraviglioso giullare che per me fa le magie. Questa mi sono ritrovata, quella che vi dicevo prima, che c'è dietro tutta una storia, è perché quando da piccola io non riuscivo a fare la cacca, devo dire, non riuscivo mai a fare la cacca, quindi mi facevano una specie di piccola punturina e io piangevo tantissimo. Non è una punturina, era la peretta. La peretta, però non so se si chiama proprio così, quindi non lo so. Vabbè, una specie di punturina, diciamo. Vabbè, sì, che mi faceva malissimo, io impazzivo, però che mi aiutava a fare la cacca, perché proprio la dovevo fare. Quindi poi quando riuscivo a farla, c'era il mio papà che da non si sa dove mi prendeva sempre un regalino, cioè lo prendeva da qualche parte e me lo dava per farmi calmare e per farmi vedere che ero stata brava. Ma io non ho mai scoperto da dove li ha presi. Cioè, così magicamente faceva comparire. No, non lo so come. Eri un mago, vedi? Sì, eri un mago. Una cosa che mi ricordo, non lo so, è quello che mi ricordo sempre di questa cosa qua, è che una volta mi aveva regalato tipo un cosetto con i trucchi di Elsa e Anna. mi ricordo sempre quello lì. Che beh, era bello, mi sono rimaste impresse. Eh sì, mi era rimasta proprio impressa per questa cosa qua, ma poi anche quando mi sono riletta il libro mi è proprio tornato in mente. Poi devo dirlo che mi è tornato in mente anche grazie a queste bellissime illustrazioni. Oh, perché ti sono piaciute? Sì, molto. Guardate, cioè, sono semplici, ma sono con questi colori, mi piace molto, che sembrano un po' fatte da un bambino, diciamo. Vedete, sono colorate dentro un po' con spazi bianchi, ma fatto apposta, perché deve sembrare un po' appunto fatto da un bambino, insomma, secondo me.
E appunto l'immagine del, del giullare mi ha fatto venire in mente il mio papà. Ah, non per dire che sono sei un pagliaccio. Stupido. Ecco, no. Va cioè, bene. Sì, è un pagliaccio, perché è un pagliaccio. Nel senso buono almeno. Sì, sì, nel senso buono. Okay. Tranquillo, cioè, scusami. No, no, in mondo visione che sono un pagliaccio. E voi magari da queste illustrazioni, comunque da quello che vi ho raccontato, perché sì, è successo molti anni fa, cioè avevo tipo 3-4 anni, vi farà venire in mente che è un libro per bambini piccoli, quindi io non lo prendo perché per bambini piccoli. No, questo è un bambino, io mi sono scritta che è un bambino? No, è un libro sbagliato. È un libro dai 3-4 anni in su. E quindi, cioè, mi piacerà tantissimo anche se siete degli adulti. A te proprio è piaciuto tantissimo, no? Sì. Non è inutile che fai così, non ti vedo. Vabbè, comunque, quindi, anche se siete un po' più grandi, leggetelo, perché vi farà venire in mente magari dei ricordi che avevate da quando eravate piccoli con il vostro papà, diciamo. E questa cosa mi è piaciuta molto, appunto. E poi l'ultima cosa è una domanda che mi sono fatta, perché io a volte quando leggevo questo libro, comunque una pagina, mi venivano in mente delle rime, cioè era come se ci fossero delle rime. Vi leggo la prima, non so che mi guardi così stranito, no, perché io quando lo leggevo, cioè vedevo della consonanza, no, come si dice? Delle assonanze tra le parole, ma non è questa, vabbè. E poi mi sono letta qua dietro l'autrice, Stefania Del Rizzo, e ho visto che lei è proprio una poetessa, ah. Cioè più o meno, cioè non proprio una poetessa incredibile, però fa appunto delle mini poesie, e mi sono ricordata che ne ho anche un altro suo, appunto, di libri a poesia, quindi insomma magari qualche mini rima c'è da qualche parte, perché è proprio nel suo sangue, quindi non riusciva a non mettere qualche mini rima. Quindi vabbè, io comunque vi saluto, vi dico, cioè fate un bel regalo al vostro. Non lo volevo dire. Magari questo libro. Sì, regalate al vostro papà questo libro, è così. E quindi io vi saluto. Un saluto da me, la Penny, e dal mio papà. Ciao, va bene. Ciao.